Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Ale Ferrante 25 e oggi siamo in una nuova recensione. Intanto ho cambiato webcam, ora sto usando quella del computer piccolo e mi posso muovere di più senza che la telecamera non metta a fuoco. Oggi parleremo di Castlevania Lords of Shadow 2. Allora, premetto che questi video che sto facendo di recensione non dureranno secoli, secoli, non dureranno, cioè 5 minuti tutti, ok? Allora, parliamo appunto di Castlevania Lords of Shadow 2. Io ho già giocato il primo capitolo di questa serie e mi era piaciuto molto. Il sequel, da parte sua, si assesta su un livello qualitativo ancora più alto, andando a toccare vette di qualità degne di serie come God of War. Lords of Shadow 2 riprende la storia dallo stesso istante in cui il suo predecessore l'aveva lasciata, con un Gabriel Belmont, o dovrei dire Dracula, in preda all'angoscia lontano da tutto e tutti, e perso nel ricordo del suo passato glorioso. I primissimi minuti del sequel vedono il vampiro seduto sul suo trono con la confraternita della luce che ha ormai invaso il suo castello. Ed è proprio Zobek, suo vecchio compagno, a informarlo che Satana si sta preparando per tornare sulla Terra. E, come se non bastasse, ha un conto sospeso con Dracula. Dopo molti secoli di inattività, però, Dracula è esausto e per affrontare la sfida dovrà prima rimettere le cose in ordine. Il gioco è ambientato nel presente. Fa piacere constatare, però, che l'azione sia più fluida del prequel. Oltre a dover sopravvivere in un ambiente a lui sconosciuto e ostile, Dracula dovrà sviluppare i suoi poteri, come la capacità di possedere alcuni nemici o diventare topo o nebbia, e procurarsi un po' alla volta delle armi per battere gli alleati di Satana. Alcune di queste abilità sono legate a un approccio stealth, che sono purtroppo le fasi meno riuscite di questo videogioco. Ad esempio, dovremo possedere appunto, i nemici, però non sono ben fatte come fasi stealth. Proprio il mix bilanciato di enigmi, piattaforme e azione sembra in grado di tradursi in un'avventura superiore al prequel. Il gioco dovrebbe durare all'incirca 20 ore, quindi un'ottima longevità. Quindi possiamo dire che assomiglia a Castlevania Lords of Shadow 1, ovviamente, dato che è il prequel, e i due capitoli di Darksider. Non so perché, ma forse per il sistema di combattimento. Boh, a me assomiglia anche un po' a Darksider, o forse anche a God of War per il combattimento e il. Come dire, il personaggio, non lo so. Comunque, scusate se la recensione è durata meno dei miei altri video, dei miei altri normali video, ma oggi già sono di fretta e poi non cioè, sì, ci ho giocato però un poco, quindi. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, mettete mi piace anche la pagina Faccia Libro Facebook che troverete sempre sotto in descrizione. E per oggi è tutto, bella!